Oggi, 17 gennaio 2023, festa patronale di Sant'Antonio Abate, festa dei Sant'Angiolini e festa anche per Sant'Angelo TV, che oggi compie 10 anni di storia. In questi 10 anni abbiamo realizzato centinaia e centinaia di video per promuovere, per valorizzare, custodire e anche un po' tramandare quelle che sono le nostre tradizioni, i nostri eventi, le nostre manifestazioni e tutto ciò che di bello succede qui in paese. In questi 10 anni è stato fatto tanto lavoro e anche qualche sacrificio. Penso a tutti i sabati, le domeniche, le serate in cui videocamera alla mano ero presente agli eventi e per questo vorrei ringraziare tanto e veramente di cuore mia moglie che mi ha supportato fino ad oggi. 10 anni in cui abbiamo conosciuto tantissime persone e abbiamo stretto tantissime nuove amicizie. Con persone veramente fantastiche, a capo magari di associazioni, piuttosto che gruppi di volontari, eccetera, che per Sant'Angelo Lodigiano e per il paese danno tanto, hanno dato tanto e siamo sicuri che faranno tanto nel prossimo futuro. Quindi vi vogliamo ringraziare perché senza di voi noi non avremmo nulla da riprendere, quindi è tutto merito vostro anche il successo che ha riscosso in questi anni Sant'Angelo TV. Penso, parlo di successo perché avere un pubblico di più di 6.000 utenti su un paese di 13.000 persone, togliamo gli anziani, togliamo chi magari nemmeno parla la nostra lingua e togliamo i bambini. Quasi tutti conoscete la nostra piattaforma e siamo felici che ci seguiate. In questi anni, come dicevo, è stato fatto tanto e tutto questo lavoro è stato supportato grazie all'aiuto anche economico degli sponsor di Sant'Angelo TV, che veramente vogliamo ringraziare di cuore per tutto quello che hanno fatto, che stanno facendo e che speriamo faranno anche in futuro, dandoci la possibilità di continuare con questo progetto. Tutti questi ringraziamenti per questo giorno un po' speciale nel quale, meteo permettendo, passeremo ancora la giornata a riprendere la benedizione degli animali per la 11ª volta. Tolte le due del Covid che purtroppo non sono andate in porto. E questa sera saremo presenti anche alla serata della riconoscenza, dove verranno consegnate le benemerenze e riconoscenze civiche in castello e che abbiamo avuto l'onore di ricevere anche noi nel 2019 e che ci ha fatto molto piacere ricevere, sinceramente, anche se non penso che ce lo meritassimo, però grazie veramente tanto. Per il futuro abbiamo in programma un po' di novità, qualche nuovo progetto è già in cantiere e potrete vedere qualcosa di nuovo nei prossimi mesi. Speriamo sempre per il futuro di vedere sempre più bella la nostra Sant'Angelo, sempre più viva con manifestazioni, eventi, spettacoli di ogni sorta. E un grande grazie a tutti per questi 10 anni insieme e per tutto l'affetto che ci avete sempre dimostrato. Grazie a tutti, un abbraccio.